Ha avuto il merito di non subire cali nel corso della gara, non demordendo una volta raggiunta sull'1-1 degli avversari, ha piegato in combattuto derby il Pisa, operando anche il sorpasso diretto in classifica e proponendosi ulteriormente per un campionato di C1 di primo piano. Gli arancioni già nei primi minuti riescono ad individuare nelle fasce corsie utili per aggirare la difesa nero-azzurra e dopo un paio di tentativi per prendere le misure con Artistico, al decimo riescono a superare Mancini. È un pallone lavorato da Villa che Martinetti, buona prova la sua, con tempismo traduce in rete. Il Pisa sulla spinta di Fialdini per tutta reazione riesce a spostare l'asse del gioco più vicino all'area di rigore degli avversari, vari angoli ed alcune occasioni per Della Rocca, poi sostituito da Bonfiglio e compagni. Padroni di casa che si affidano a delle veloci ripartenze, gli allenatori entrambi squalificati, dalla tribuna impartiscono ordini. La maggior propensione offensiva chiesta da Cabrini ai suoi paga, si concretizza quasi a termine primo tempo con una pennellata di Paradiso su punizione che si infila nel 7 alla destra di Ivan Benito. La vivacità dell'incontro si conferma anche nel secondo tempo con veloci ribaltamenti di fronte e tutto sommato equilibrio di gioco, ma la Pistoiese riesce a proporre un forcing finale vincente che porta Artistico al 40esimo a siglare il 2-1 che chiude la gara.